Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore. Questa, raga, è una delle mie tipologie di challenge preferite, perché praticamente oggi sono andata al Lidl, cioè no oggi, in questi giorni sono andata al Lidl. Già, so che non si pronuncia forse così, però vabbè. Sono andata lì e ho trovato la linea di San Valentino. Cioè, me l'ho trovata apposta, ma vabbè, lasciamo stare. Nella linea, quindi sto parlando della linea For You. E oggi andremo a provare quasi tutti i prodotti di quella linea. Alla fine, ragazzi, l'ho presi quasi tutti, tranne il gelato, perché vabbè. Ma sapete cosa non ho visto, se non sbaglio? La torta non l'ho trovata, quindi ho detto, vabbè, non fa niente. Comunque, il primo... come sempre, mia cugina che piange. Ok, ok. Colazione, andremo a mangiare questi bigneo che sono surgelati. Surgelati con crema e amareno. Quindi andiamo a fare il famosissimo taglio. Ovviamente, raga, non le mangerò tutte e due, però era per fare un po' di scena perché uno pareva brutto. Non mi devo morderli perché altrimenti si sfracellano tutti. Comunque, eccoli qua. Devo dire la verità, sono molto, molto, molto morbidi. Li ho scongelati per tipo 8-9 ore, fantastici. No, raga, sembrano appena fatti. Che poi, ragazzi, non è crema, è panna, perché ho detto crema? Comunque panna. No, raga, che dura. Mamma mia, raga, magari è. Ma che cos'è oggi? Oh. Sì, però raga, è un macello, potevo mangiare. Cioè, raga, è un parto. Mamma mia, io poi adoro la marena. Mamma mia. Non è una goduria. Bravissima, hai comprato pure i tovaglioli? Ma non ti piacciono proprio i tovaglioli? Vabbè, raga, comunque mi vado a pulire le mani, il musetto, mi finisco di bere il mio caffè macchiato perché ho preso proprio una tazzina piccola, ma perché stamattina devo fare tantissime cose, quindi un po' così, oh. Infatti sono quasi le 3, mamma mia, raga, adesso mi sto un attimo fermando anche mentalmente. Comunque questo è il pranzo, vi ho fatto vedere tutta la scritta, la confezione, eccetera. Comunque sono dei cuoricini, erano ripieni di mozzarella di bufala e pomodoro. Ci ho messo giusto un filo d'olio, quindi andiamo a vedere un po' come sono. Secondo me sono buoni. Dentro è chiaro. Secondo me fuori è pomodoro e dentro è mozzarella. Buono. Questi pure con un po' di panna, solo che io non volevo esagerare, cioè nel senso non volevo farli troppo pesanti. Buono. La mattina ho perso tutta una mattinata al comune, poi in mente sono tornata, mi sono messa a registrare il video
Io devo uscire oggi, infatti uscirò verso le 5. Però nel mentre mi sono fatta già tutte le clip dei capi indossati. Stamattina veramente la sto incastrando 50.000 cose insieme. Buoni proprio. Comunque no, questi biscotti della fortuna li ho trovati per puro caso, perché io sono andata il lunedì proprio quando è iniziato comunque il volantino. Dopo che me li ero anche completamente dimenticati, poi li abbiamo trovati lì per puro caso e infatti li ho presi subito. Siamo tipo in un altro reparto proprio, ma era l'unico. Ho detto, oh mio. Quindi, presumo che era rimasto solo uno, non lo so. Che poi gli altri carrelli che ho visto non ce li avevano. E se l'era mediato tutto quanto. Ma li ho trovati. Mentre mi sto rilassando, cioè mi sento completamente le gambe che si stanno rilassando. Allora, pure i tovaglioli in tema. Adesso li vedete fino a San Valentino e l'anno che viene. Per chi mi segue, sai i miei aneddoti sempre con i tovaglioli. Cioè, sentite? Impressionante. Raga, ovviamente cosa mi sono dimenticata? Mangio, vado a bere. Poi. Vado a bere e poi vediamo cosa ci riserverà la fortuna. Cosa ci diranno questi biscottini della fortuna? Beh, vediamo, lo scopriremo insieme. Comunque, Giulia, potevi anche portare il piatto di là, ma ti strappavi troppo, giusto? Ok, vediamo. Eccoli qua. Raga, è caduto proprio quello che io stavo guardando. Quindi raga, destino, ha scelto questo, ma secondo me in inglese dentro c'è pure la parte italiana. Però ragazzi, cose sono troppo buone, c'è la pinepara, c'è l'odore del cono. L'amore è il più bel regalo della vita. Mi fa sorridere questa frase. Perché proprio ieri ne ho parlato con mia madre e mia sorella, che vabbè, così io, e mi fa ridere, sorridere questa frase, perché mi ha riportato subito a quel momento di un'affermazione che io ho fatto ieri. Vabbè. Sono buoni però. Pensate di tipo di trovarli sempre, nel supermercato, ovunque, che voi li acquistate e
uno al mese, uno alla settimana, una settimana, quando vi sentite un po' giù di morale, non lo so, ne aprite uno e non lo so, secondo me è una bella idea. Belli, raga, belli. Raga, ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Dopo scarsi tentativi anche da parte di mia sorella non ci siamo riusciti, ma l'ho brutto su te. Tè detox. No, non è detox, è rilassante. Rilassante. Comunque, marchio for you! Questi mini dessert macaron, eccoli qua, raga. Ma ve li faccio vedere, ovviamente, non penso che si vedrà una cippa, infatti. Comunque, raga, sono troppo, troppo belli. Ovviamente con la tisana. Bella, bella merenda. Ehi, assaggiamo prima questo qua. Io penso sia fragola. Cioè, raga, ma quanto è bello. Assaggiamo. Alla fine non sta venendo. C'è pasta di mace, tipo di mandorla, però non si sente tipo se è fragola né. Ciliegio. No, frutti di bosco. Mamma mia, cavolo buono. Buono, raga, sono buonissimi, se li trovate prendeteli. Io penso che questo sia limone. Con la meringa. Questo è tuo. Mamma mia, raga. No, mamma mia, raga. Non si vede bene. C'è una crema nella meringa, che c'è? Niente, No, c'è tipo oddio. limone, una crema di limone. Perché è tipo il macarano sotto metà. Poi sopra c'è questa crema al limone e poi la meringa. Mamma mia, che buono. Proprio fresca, sa proprio di sorbetto al limone. Allora, io penso che sia. No, penso che sia tutto nocciola. Eccolo qui, con la nocciola sopra, con la nocciola sopra. Pure un po' di caffè. C'è pure un po' di caffè. Buono. Però il più particolare è stato il limone. Proprio buono. Spettacolo. Questi li lascio alla mia famiglia. Buoni raga, non mangiavo i macaroni da una vita. Ok, mi finisco il mio tè e noi ci vediamo direttamente dopo nel penultimo pasto, ma con un super super pasto, cioè cena, una super cena. Ok, a dopo. Eccoci qua con il super super precena, raga. Magliettina sola perché fa fredda qua. C'è anche mia sorella nell'altro Ciao! tavolo. Ciao, siamo al ristorante. Comunque, raga, queste sono le patate a forma di cuore. Vediamo. Sono più buone di quelle di questa, sono molto più morbide. Un po' di maionese, raga. Buone. Comunque, ragazzi, Lidl fa dei prodotti pure tipo ad Halloween. Quella pizza era la fine del mondo. Vi lascio il video giù nell'info box, se per caso ve lo foste persi. Ma, raga, buone. Mamma mia.
prima patata. Come ha detto adesso mia sorella, allora super pizza a forma di cuore, quindi adesso andiamo a spezzare questo cuore di cose. Comunque raga, le pizze dell'Idolo sono troppo buone, cioè oddio non sono buone come quella napoletana, non la sto paragonando. Chi vuole l'altra metà del mio cuore? Guarda, cuccare. Io. Tranne te. Se ci sono le pecche mi incazzo. No, sono tutta mozzarella. Eccolo. E poi subito si fredda questa pizza. Non ho mai mangiato una pizza congelata in tutta la mia vita. La prima volta? No, io feci la 24 ore. Raga, vi lascio giù nell'info box la 24 ore solo pizza. La vorrei troppo rifare. Fatemi sapere. Comunque, ci sono tanti tipi di pizze diverse. Quindi, fatemi sapere. Che schifo. Dovete sapere che mia sorella è molto schifettosa. No, bene, allora. Meglio che non guardo perché già ne ho individuate altre. No, mangia. Comunque raga, noi abbiamo trasformato questo video in un MacBook. Però sei malati. Domani che registreremo quel MacBook e voi avrete già visto. Adoro. Ultimo pezzo. Ma che senso? C'è umidità. Ma se era tipo ce l'ho ancora tutta davanti, ma me ne sta accendendo un pezzo perché ci sono le lecchie. Prego. Nostro. Torna in patria. Che dolce. Giulia, ho visto il video, la montatura che hai preso ti sta benissimo, dovresti iniziare ad indossarla più spesso. Thank you.
Ok, raga, la cena è terminata e niente, noi ci vediamo con l'ultimo passo di questo video. Buongiorno, scusatemi per le mie condizioni, però vabbè, non ci fate caso. Comunque, avete visto soufflé al cioccolato bianco ripieno ai frutti di bosco, cioè completamente diverso dalla confezione, un cosino piccolo, basso, però vabbè, con dentro alla fine cioè, si vede che c'è il cuore morbido, di solito non si vede, però vabbè raga, facciamo il taglio e vediamo. L'aspetto non molto invitante, devo dire la verità, però il sapore è buono. Un botto dolce però. Guardate. C'è alcune morbide, solo che raga è proprio dolce da morire. Sento solo il sapore del dolce, ecco. Si sente poco i frutti di bosco, si sentono poco. Buono, merlo mai di bignera iera. Cioè della prima colazione. Troppo troppo dolce, proprio ragazza, troppo. C'è 30 grammi di zuccheri, 460 calorie di sugo detto. Io avrei giocato di più con i frutti di bosco. Se vuoi questi, non ve li consiglio. E proprio raga, mi lascia quel retrogusto brutto, proprio un gola, cioè proprio brutto brutto brutto. No, non mi piace per niente, erano bocciati. Bocciati. E niente raga, io spero che questa 24 ore vi sia piaciuta, io mi sono divertita tantissimo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ah, raga, domani è San Valentino, quindi buon San Valentino a tutti gli innamorati.